A 10-12 anni Rocco va a studiare lungo il Basento, in un momento partì. Rocco se ne partì. Col padre calzolaio tocca a Trivigno fino a Potenza e poi in Corriera, lontano fino a Siciniano, con suo padre partì. Rocco se ne partì. A 13 anni decise di frequentare scuole di città, torna al paese e pensa che ti ripensa, sogna un liceo a Potenza, senza suo padre partì. Rocco se ne partì. Potenza gli era stretta, stretta è la Lucania, e in un momento di smania spicca il volo per Trento. L'Appennino è una soma che digrada a Roma, scuole alte, diritto, torna a casa e a Bari finalmente a studiare i colori del mare. La scelta di provare a reinterpretare nel mondo di oggi la figura di Rocco Scotellaro, e c'è bisogno, diciamo, di riflettere, di osservare secondo me il mondo anche con una chiave critica, perché anche la cultura, soprattutto la cultura, deve essere una barriera contro l'omologazione, e quindi lo spettacolo serve a stimolare riflessioni, non dico una rivolta, però a stimolare un po' più di passione e di coraggio da una parte delle nostre radici, difendendole, ma nello stesso tempo avendo la forza, i valori e gli ideali per migliorare la società del futuro.